Il 5 marzo del 1770 a Boston dei ragazzini per scherzo lanciarono delle palle di neve a un soldato inglese, ma data la situazione di tensione tra inglesi e coloni, iniziarono poi degli scontri più gravi che causarono 4 morti. Fu la scintilla che fece scoppiare la rivoluzione americana. Gli inglesi agevolavano fortemente una società privata che si chiamava Compagnia delle Indie Orientali, che vendeva il tè a un prezzo bassissimo, diventando così di fatto monopolista, e questo non piaceva ai coloni. Infatti, nel 1773 si verificò il Boston Tea Party, un episodio storico nel quale alcuni coloni si travestirono da indiani nativi armati che salirono sulle navi inglesi che contenevano il tè e lo rovesciarono in mare. Gli inglesi reagirono a questo atto con repressioni che i coloni definirono intolerable acts, atti intollerabili. Ad esempio, revocarono le autonomie delle colonie. La reazione dei coloni fu la convocazione di un congresso, il Congresso di Filadelfia del 1774, nel quale i coloni rivolsero un appello alla Gran Bretagna, chiedendo autonomia fiscale e amministrativa. Ma gli inglesi non ne vollero sapere e nel 1775 iniziarono i primi scontri armati. Nel 1775 si riunì un secondo congresso, nel quale si decise di opporre una resistenza armata, ebbe inizio la guerra di indipendenza americana e a guidare l'esercito fu George Washington. Malgrado i coloni fossero scarsamente attrezzati, George Washington seppe motivare i suoi uomini, inferiori militarmente rispetto agli inglesi. Tuttavia, i coloni avevano appreso dai nativi americani tattiche di guerriglie e imboscate, che misero in difficoltà gli inglesi. Con la diffusione degli ideali dell'illuminismo, l'intellettuale inglese Thomas Paine pubblicò l'opuscolo Common Sense, senso comune, nel 1776, nel quale venivano difesi i diritti dei coloni, che secondo Paine erano stati violati da Re Giorgio III e dal Parlamento inglese. Il 4 luglio del 1776 a Filadelfia venne emanata la Dichiarazione di Indipendenza, nella quale i coloni spiegavano le ragioni della ribellione. La dichiarazione si ispirava ai principi dell'Illuminismo e sosteneva l'importanza della parità dei diritti tra gli uomini, e all'interno della commissione che formulò la dichiarazione vi era il ricco proprietario terriero Thomas Jefferson. Per i coloni, da soli contro gli inglesi, era in ogni caso dura. Nel 1778, dopo un viaggio a Parigi di Benjamin Franklin, la Francia si convinse a schierarsi con i coloni contro gli inglesi, e anche la Spagna fece lo stesso. Del resto, c'è da dire che la ferita della Francia, sconfitta dagli inglesi nella guerra dei Sette Anni, era ancora aperta, e questa era un'occasione per pareggiare i conti. Nel 1777 la bandiera americana inizia a comparire sui campi di battaglia e nello stesso anno i coloni ottengono una vittoria importantissima nella battaglia di Saratoga. 4 anni dopo, nel 1781, con l'aiuto dei francesi, la vittoria definitiva dei coloni di George Washington nella battaglia di Yorktown. Gli inglesi si arresero e nel 1783 venne stipulato un accordo di pace, il Trattato di Parigi, dove si stabiliva il riconoscimento dell'indipendenza delle 13 colonie. Inoltre, la Francia riottenne alcuni territori che aveva perduto nella guerra dei Sette Anni, come ad esempio il Senegal e dei territori nei Caraibi. Dopo il 1800, l'assetto dei possedimenti si era ormai notevolmente modificato. Gli inglesi avevano perso quasi tutti i territori. La Spagna, che si era schierata con americani e francesi, riottenne la Florida, mentre gli americani ottennero ulteriori territori a ovest, che in futuro sarebbero diventati altri stati. Nel 1787 era stata approvata la Costituzione federale,
e l'approvazione di questo importante atto sancì la nascita ufficiale degli Stati Uniti d'America e due anni dopo George Washington sarà il primo presidente degli Stati Uniti d'America.